cosa succede oggi qui davanti alla provincia per quanto riguarda la Fumagalli. Ma oggi abbiamo un incontro in provincia con l'assessore Dadati e il sindaco del comune di Bulciago per affrontare lo stato di crisi della società Fumagalli Edilizia Industrializzata, la quale durante l'ultimo incontro ci ha minacciato di un esubero di 58 lavoratori e della dismissione dello stabilimento di Verio in Bulciago. Le prospettive dell'azienda non sono rose. L'azienda è in significativa difficoltà finanziaria sicuramente, ora bisogna però capire se questa difficoltà finanziaria, queste garanzie nei confronti delle banche che oggi stanno sostenendo la società Fumagalli debbano necessariamente ricadere sempre, ancora una volta, sui lavoratori. Di quanti lavoratori stiamo parlando e qual è la prospettiva con l'azienda di Bergamo, sempre della Fumagalli? Sostanzialmente su Verio parliamo di 58 lavoratori tra Verio e Pontirolo, quindi ci sono oggi presenti anche lavoratori di Pontirolo, ma il vero problema sta sulla anche continuità della società, quindi sul futuro di questa società e sulla sostenibilità di questa società. Oggi registriamo l'ennesima azienda che va via sul territorio lecchese, è un ulteriore rischio di impatto occupazionale di altri 58 edili sul territorio lecchese. Quindi la possibilità è che chiuda e che venga trasferita altrove? Decisamente sì, quanto ha prospettato l'azienda fino all'ultimo incontro. Oggi noi vorremmo entrare in merito con la provincia per vedere che soluzioni trovare, quantomeno per limitare al massimo la ricaduta occupazionale e per dare anche un senso di responsabilità alle società che sul territorio lecchese hanno aperto, sono storiche, hanno fatto fatturato grazie ai lavoratori e oggi non possono esimersi di un senso di responsabilità nel ricollocare o quantomeno limitare al massimo la ricaduta occupazionale. Porta 58 dipendenti, dove tra impiegati e operai lavorano in quel sito. Pertanto noi abbiamo chiesto subito, interrotto le trattative, chiesto subito un tavolo istituzionale per fare in modo che, nonostante la crisi ormai conclamata in questo settore da parecchio tempo, negli ultimi 6 mesi è talmente peggiorata che sta toccando le imprese storiche della provincia di Lecco. Abbiamo ritenuto opportuno fare questo incontro perché non si può dismettere, a nostro avviso, un sito produttivo, un'azienda così storica da molti anni che ha dato lavoro a molti centinaia e centinaia di lavoratori, portando la produzione fuori provincia di Bergamo, a Pontirolo, dove hanno un altro sito produttivo loro, perché vuol dire andare a mettere, diciamo, in difficoltà, a creare un problema società, sociale e mettere in difficoltà ulteriormente, ai problemi che ci sono già da diverso tempo, qualche anno, ad appesantire i problemi che ci sono tra i lavoratori, tra il sito produttivo di Bulciago e anche il comune stesso. Pertanto abbiamo invitato anche il sindaco di Bulciago e l'assessore per vedere di trovare le soluzioni. Noi siamo convinti che se la buona volontà da entrambe le parti, non smettere il sito o tenere una collocazione a questi lavoratori, credo che se c'è la buona volontà e disponibilità da entrambe le parti, noi per primo, noi non ci tiriamo indietro, siamo qua per questo motivo, ma la direzione e l'assessore che Dadati è molto attento a queste cose, a queste problematiche ormai che sta investendo completamente il nostro territorio. Riteniamo opportuno, credo, di riuscire a trovare una soluzione per mantenere in un certo modo questo sito produttivo. Il discorso della cassa integrazione straordinaria, che è già dal mese di aprile in atto per l'azienda Ripresa Fumagalli, riguarda un numero con 40-43 dipendenti. Vogliono allargare i numeri a tutti i lavoratori della ditta, però vogliamo sapere cosa succede il giorno dopo. Noi non abbiamo pregiudizi per firmare la cassa integrazione allargando i numeri, ma vogliamo capire cosa succede al sito produttivo, cosa succede il giorno dopo. La proprietà per il momento non ci vuole sentire. La proprietà per il momento abbiamo detto di intervenire, abbiamo sospeso noi l'incontro venerdì sera il 30, verso le 9 la sera, perché abbiamo preferito chiedere un incontro istituzionale, un tavolo istituzionale.
la proprietà, sentiamo cos'è che in questo lasso di tempo dal 30 a oggi penso che sia l'assessore ma anche il sindaco abbiano fatto anche i loro passi verso la direzione, verso queste, e in modo tale da poter vedere di, se gli atteggiamenti delle risposte sono ancora i medesimi e i contenuti della discussione, del confronto sono quali a quelle del 30 di settembre scorso sono state modificate.